paladino di Francia, quando il sole si alza tu stai già galoppando sulle cime del mondo. Fa freddo, il cavallo è stanco e non hai fatto colazione. Enrico, ma fai tanto quello che dice che le parole sono tutte interessanti, che non bisogna per forza fare i fighi e andare a caccia di termini astrusi e complicati e poi non ci porti mai la storia delle parolacce? Allora, intanto non è vero, perché se vi andate a riascoltare la puntata su femminismo, vi trovate una bella lezione sui termini che usavano gli antichi romani per indicare il sesso orale. Poi, beh, ci sono anche motivi linguistici. Le parolacce sono oggetti strani e fra tabù, eufemismi, risemantizzazioni non è che si possano facilmente tracciare percorsi come quelli che facciamo qui. Ma ve lo dico, ci sto pensando su, potrebbe essere una bella serie spin-off. Vi piace l'idea? Fatemelo sapere qui su Instagram o dove vi pare, non dovrebbe essere un'impresa trovarmi. A ogni modo, oggi non è che parliamo proprio di una parolaccia, eh? Anzi, è un termine che, dietro a un aspetto che subito ricolleghiamo a contesti bassi o infantili, denota una bella strategia di mascheramento moralista. Sto parlando di un diffusissimo sinonimo di culo, natiche, chiappe ed eretano, vale a dire sedere. Anche sedere, se andiamo indietro nel tempo, può vantare un antenato indoeuropeo, la radice sed. Deve essere stata una radice antica e super usata, dato che la troviamo praticamente dappertutto. In sanscrito è alla base di asadat e sidati, che sono due forme del verbo sedersi. In irlandese antico si evolve in suide, che ancora una volta vuol dire sedersi. In gaelico ha come esito sed, cioè, indovina un po', sedersi. E lo stesso vale per il paleoslavo sedza, per il lituano sedeti, per il gotico sitan e ovviamente per l'inglese sit. Ah, non dimentichiamoci il greco, dove la radice sed diventa head e dà origine al verbo esestai, sedersi, ma anche a hedra, cioè il posto dove ci si siede. Da edra, peraltro, derivano cattedra, cattedrale, e di tutto un po', ma non divaghiamo, altrimenti non se ne esce più. Anche il latino ha fatto largo uso di questa radice, per esempio nel verbo sedeo, che all'infinito fa sedere. E niente, enigma già risolto, punto. Il sedere non è nient'altro che la versione sostantivata del verbo che si usa per descrivere il movimento di appoggiare il culo da qualche parte. Perché dicevo che è interessante? Perché non ci pensiamo spesso, ma la forma sedere è la quintessenza del mascheramento pruriginoso che a volte la lingua fa dei termini che si riferiscono alla sfera del basso corporeo. Cioè, per indicare le chiappe, noi usiamo il verbo astrattissimo che indica l'azione più conveniente e neutra da compiere con esse. È solo una delle tante modalità che utilizziamo per gestire parole considerate poco accettabili da un punto di vista sociale. Altre strategie sono la metafora, come quando diciamo pisello, o l'eufemismo, che per esempio è quello che ci fa trasformare cazzo in cavolo o caspita. Ora, se Verbamanent fosse un podcast sulle etimologie, avremmo già finito. Ma no, come sapete, qui facciamo altro. Non ci interessano tanto le origini, ma i vari esiti che ci dimostrano ogni puntata di più quanto siano bizzarri quei dispositivi che chiamiamo lingue, quanto siano in eterna trasformazione, quanto dicano di noi e del nostro modo tutt'altro che razionale e coerente di parlare e di pensare. Dunque, siete pronti? Oh, il gioco è questo. Di tutte le parole che incontreremo, ricordate che sono imparentate col sedere, eh? Niente, sarà più come prima. Intanto, ovviamente, il verbo sedeo è per lo più intransitivo, descrive cioè un'azione che non ha una ricaduta su un complemento oggetto. E in effetti, anche se esiste l'italiano sedere, è più diffusa la forma riflessiva sedersi, che sottolinea che l'azione comincia e finisce col soggetto. Però ormai lo sappiamo, il latino è una lingua che non si fa tanti problemi a piegare le parole con prefissi, suffissi e forme alternative, al contrario dell'italiano.
E dunque abbiamo la nostra consueta carrellata di composti e simili. Intanto esiste una forma causativa di sedeo, che cioè indica un'azione che non viene compiuta dal soggetto, ma che viene fatta compiere da altri, ed è il verbo sedo, in italiano sedare. Per noi vuol dire far cessare qualcosa, bloccare per esempio una rivolta, placare qualcuno, magari con un sedativo, ma stringi stringi originariamente voleva dire far stare qualcuno seduto e quindi fermo. Sedare una rivolta, abbiamo detto, espressione che ci riporta a contesti di guerra. Abbiamo anche il composto obsideo, cioè stare presso qualcosa, vicino qualcosa, così vicino da invaderla, da conquistarla. Ed è da qui che derivano in italiano assediare e assedio. E poi si sa, quando si sta sempre seduti appiccicati a qualcuno, c'è il rischio di diventare un ossesso, che viene proprio dal latino obsessum, così come ossessivo e ossessione. Sempre a scenari di conquista ci riporta presideo, letteralmente sedere davanti, e dunque proteggere, difendere, custodire, governare in certi casi. E guarda un po', è proprio da qui che derivano presidio, presidiare, presiedere e presidente. Ora, fate un po' come vi ho detto all'inizio. Presidente, sedere, eh? Esilarante, vero? E siamo appena all'inizio. Non ci spostiamo però dalla politica. Da ad più sideo deriva assideo, quindi sedere accanto. E chi siede accanto al sindaco in consiglio comunale? L'assessore. E quando ci si siede tutti insieme? I latini direbbero considere, ossia creare un consessum, che per noi diventa consesso, un sinonimo per raduno, seduta, incontro e simili. E se uno non è d'accordo con eserciti, governi e cose così? Sta seduto da parte, e dunque lo definiamo dissidente. E sempre da queste parti c'è il dissidio, ossia uno scontro, un conflitto, anche se alcuni linguisti preferiscono farlo discendere da discindere, cioè fendere. Solo nel Medioevo si sarebbero fatti confluire dissidere e discindere, che in fondo erano arrivati a dire la stessa cosa. Dunque, sempre in ambito avventuroso troviamo insidie, un termine che in latino esiste solo al plurale e indica un agguato, un tranello, forse perché quando si prepara un'imboscata si aspetta belli seduti e nascosti. In italiano il termine si è espanso un po' per arrivare a indicare in generale difficoltà, rischi e pericoli. C'è poi tutta un'altra schiera di derivati che hanno più a che fare col concetto di stazionarietà che l'azione di stare seduti comporta. Abbiamo per esempio l'aggettivo assidus, che indica una persona che sta sempre in un luogo e che in italiano dà origine al termine assiduo, dove però ha prevalso il concetto di frequenza a quello di stanzialità. Poi c'è possideo, da cui il nostro possedere, che vuol dire stare seduti così saldamente in un posto da occuparlo, da farlo proprio. Da qui possesso, possessore, possidente e anche possessione, come quella demoniaca. Ecco, immaginatevela così, con un bel diavoletto che se ne sta seduto tranquillo dentro di voi. È rilassantissimo, non è vero? Ci sono anche residuo e resideo, da cui deriva il nostro risiedere. Quel re in latino indica ripetizione e in effetti si può dire di essere residente, di avere la residenza in un posto, quando ci si può sedere dentro sempre. E qui si colloca anche una parola che così su due piedi sembra non c'entrare niente, cioè residuo, dal latino residuus. In realtà il residuo è quella parte di materia che resta seduta, in senso figurato, alla fine di una tale lavorazione. Il residuo fisso dell'acqua è la parte solida che rimane dopo l'evaporazione, per esempio. Insomma, come vedete, un sacco di parole possono vantare una parentela con l'amato sedere. E attenzione, non è ancora finita. Come abbiamo fatto a trascurare finora la migliore amica del nostro sedere, ossia la sedia? E con la sedia ovviamente ci mettiamo il sedile, la seggiola e il seggiolino. Ah, non dimentichiamo sedes, che per i latini era semplicemente il posto a sedere,
magari in Senato, mentre per noi è la sede, cioè la collocazione di qualcosa. Chi sta sempre seduto, poi, è un sedentario, così come ciò che resta come deposito dopo un determinato fenomeno geologico viene chiamato sedimento. E qui potete facilmente tracciare un parallelo con il residuo di qui sopra. E come non citare la sessione, che sia parlamentare, universitaria o di D&D, che poi fa il paio con seduta e indica quando un gruppo di persone si siede intorno a un tavolo per fare qualcosa. Ancora una, dai, poi smetto, giuro. C'è un altro composto latino che non abbiamo ancora analizzato. Sub più sedeo, cioè subsido. Per i latini, subsidium indicava soprattutto le truppe di riserva, che venivano chiamate solo in caso di necessità. Da qui il significato si è ampliato, e noi, quando diciamo sussidio, ci riferiamo in generale a un aiuto, economico o meno. Inoltre, non so se ricordate i gloriosi anni delle elementari. Dove studiavate all'epoca? Come si chiamava il libro di testo? Sussidiario, che infatti è, o era, non so, esistono ancora i sussidiari, uno strumento di sostegno e di aiuto all'apprendimento. Oh, ma che bello quando tutto convoglia così gioiosamente verso il basso corporeo. L'avreste detto che tutto questo ha a che fare, di riffa o di raffa, col sedere? O forse è meglio dire che è il sedere ad avere a che fare con queste cose? Beh, con la lingua le cose vanno sempre così. Nella nostra mente si crea una specie di costellazione in cui tutti i termini convivono contemporaneamente, siano essi antichi, moderni, comuni, rari, inventati da noi o letti sui libri. Dunque, spero di aver contribuito a qualche bizzarro collegamento fra le vostre stelle. Magari alla prossima sessione esami o pensando a questo o a quell'altro presidente, vi compariranno davanti agli occhi due belle sode fiaccone. La storia del coraggio di un coniglio che non scappa ma affronta il suo incubo peggior.